Qui caro! Allora, scusatemi. Allora, ecco. Ti do un po' di qua per forza. Anche di qua. Grazie. Allora, sono molto emozionato di questo provvedimento molto atteso non solo da me ma da tutti, e questa attesa ovviamente aveva riempito di ansia questi giorni, anche se io ho mantenuto sempre la serenità perché so che queste partite sono lunghe, sono difficili e complicate. Però oggi c'è grande emozione perché dalle istituzioni mi viene riconosciuto un diritto costituzionale, cioè quello di poter continuare a fare il sindaco di Napoli come una fetta importante della mia città aveva deciso nel 2011, e oggi io mi sento ancora di più sindaco di tutti. Questa esperienza mi ha insegnato che io da adesso continuerò a fare il sindaco di strada, perché tra la gente della mia città ho ricevuto affetto, amore e solidarietà insperata dopo gli attacchi durissimi che ho subito, che volevano portare alle mie dimissioni. Quindi queste sono cose che non si dimenticano. Credo che è un fatto storico quello che è accaduto in questi mesi. Napoli è una città molto matura, che sa guardare in profondità. E ringrazio i napoletani tutti, anche i miei avversari, che mi hanno mostrato un affetto e una vicinanza umana che ti dà la forza per superare ogni cosa. Ringrazio tutto il personale del Comune di Napoli, la Giunta, Tommaso Sodano, gli assessori, la maggioranza, ma direi il Consiglio Comunale tutto, perché complessivamente hanno dimostrato grande maturità, perché non era facile superare questo momento. Quando tutti, o quasi tutti, chiedevano le mie dimissioni. E io conserverò per sempre quella fotografia che mi hanno dato alcuni dipendenti comunali qualche giorno fa all'autoparco del cimitero: sindaco, non mollare. È la Napoli che voglio io, una Napoli che non molla anche quando il vento è profondamente contrario. Ma io ho sempre pensato che il vento in realtà era favorevole, e dipende da chi spira e chi soffia. Siccome il vento contrario proveniva dal soffio di persone che non mi hanno mai voluto bene, io ho pensato che la direzione delle vele era quella giusta, e come diceva Fabrizio De André, in direzione ostinata e contraria. Questa è una città che non si piega, e questa vicenda dimostrerà che noi andremo lontano con passione, entusiasmo e rinnovata energia. Quindi voglio ringraziare attraverso la stampa quelli che mi hanno aiutato a non mollare, perché io comunque non avrei mollato, ma il fatto che tanti me l'hanno chiesto è stato per me motivo di grandissima energia. Quindi noi oggi abbiamo ancora più responsabilità, perché ci siamo anche umanamente rigenerati da questa vicenda così difficile, e quindi io da sindaco di strada ancora di più nei prossimi giorni starò vicino al mio popolo, alla mia gente, perché sono loro il vero potere forte, quello di cui tanti hanno paura, soprattutto il sistema politico e affaristico che ha cercato in questi momenti difficili di metterci le unghie addosso e farci cadere. Noi non cadiamo per mani lobbistiche, sarà il popolo a decidere nel 2016 chi sarà il prossimo sindaco di Napoli. Quindi grazie a tutti, e non vedevo l'ora, francamente, devo essere sincero, di riprendermi le funzioni, che con una campagna elettorale tanto difficile avevo vinto le elezioni, voglio portare a compimento il mio mandato, e poi saranno gli elettori a decidere nella loro autonomia se sono stato un cattivo o un bravo sindaco. Comunque vorrei arrivare alla fine del mio mandato, perché è giusto che un sindaco arrivi alla fine e non venga tolto con operazioni di altro tipo
che sono poco chiare. Quindi meno male, e chiudo su questo, che una parte della ferita sia stata in qualche modo sanata dalle stesse istituzioni. Questo per me mi dà speranza, perché tante ingiustizie ho avuto dall'interno delle istituzioni, continuo a rimanere uomo delle istituzioni, anche se in questi giorni veramente le pagine più belle le hanno scritte le persone senza potere, cioè quelle che mi hanno incoraggiato. Dalle istituzioni sono in pochi quelli che, diciamo, si sono fatti sentire. Vuol dire che anche in questo stiamo andando in una direzione corretta, che è quella di migliorare e cambiare anche le istituzioni dal loro interno, e noi lo faremo da queste stanze e continuando a fare il sindaco di Napoli. Quindi grazie a tutti, e se consentite mi faccio solo un ringraziamento ulteriore, che è quello più importante, ai miei avvocati. Perché io, tra le varie cose, diciamo, non posso permettermi un bullo di avvocato, quindi loro lo fanno per generosità, per amicizia e perché credono nelle cause giuste. Quindi sono stati bravissimi, perché, come potete intuire, era una battaglia giuridica molto complicata, molto complessa e molto difficile, e quindi va a loro soprattutto il mio ringraziamento. Ovviamente un ringraziamento a tutti i miei amici, alle persone care, ai miei parenti e ovviamente a mia madre, a mia moglie, ai miei figli, che ormai sono anni che li ho costretti, come dire, a seguire il mio calvario istituzionale. Grazie a tutti. Bene, grazie.